live Tarmo su youtube.com gol Sicilia. Giampaolo Montineri tra il primo e il secondo tempo, Licata in vantaggio per 1-0. Presidente Leni, lei è ritornato nel calcio, effetto déjà vu? Mi spieghi questo suo ritorno, perché lei è stato presidente dell'Agragas qualche anno fa e anche dedicata, perché non ci ha pensato prima allora? Ma diciamo che io da qualche anno che sono fuori dal mondo del calcio, ho preso qualche pausa di riflessione e prima non c'erano le condizioni. Io sono un imprenditore che fa finanza e guardando la situazione in cui era caduto il Licata, però avevamo toccato il fondo del barile, abbiamo ritenuto opportuno in questa fase intervenire prima di tutto per evitare che il calcio al Licata, diciamo così, terminasse, e poi perché iniziando dalle macerie si può creare un progetto calcistico finanziario importante. Spesso usiamo macerie, spesso progetto, forse il calcio avrebbe bisogno di ritornare un attimo ad essere un qualcosa di più semplice, però ci hanno inculcato che dobbiamo essere professionisti, però sembra che la testa ancora non abbia capito che significa professione. Quando dico testa dico sistema calcio. Ma guardi, oggi noi parliamo di dilettantismo quando dilettantismo non è. Cioè i presidenti devono gestire una società che è un'azienda, con tutte le problematiche che ha un'azienda. Per cui dico, parlare di divertimento, parlare di dilettantismo mi sembra che sia riduttivo. Oggi bisogna invece parlare di creare tutta una serie di condizioni affinché diciamo così, le squadre di calcio possano vivere di vita propria. L'ultima domanda la lascio, è un aspetto tecnico. Il 24 dicembre è quasi Gesù Bambino, lei, non so se San Giuseppe, la Madonna, il Bue, l'Asinello, il Gesù Bambino, è arrivato lei e in una settimana si è riorganizzata una squadra che è totalmente diversa da quel progetto iniziale con Fulcammarata, giocatori di precariati, l'impegno della federazione a salvaguardare. Oggi è una squadra di calcio questa in campo. Ma in campo c'è ancora qualche piccola lacuna che stiamo cercando di colmare. Per tutto il resto, come gli ho detto prima, noi vogliamo portare il progetto azienda all'interno del calcio. Stiamo attivando tutti quei meccanismi che possono servire a raggiungere questo obiettivo. Abbiamo fatto uno sviluppo economico. Ci vogliono 100.000 euro per finire la stagione, perché le trasferte costano mediamente 4-5.000 euro. Sì. Ok, quindi i ragazzi in questo momento, tutti, almeno quelli che vogliono continuare a far calcio da calciatore, quindi da operatore, quindi da lavoro, si sono decurtati anche alcuni stipendi, alcuni movimenti bancari. Lei è da solo fino a fine campionato o le ha aiutato? È una domanda, penso che possa essere. Ma noi, guardi, io ho una struttura che è dietro le mie spalle, io sono la parte visibile di questa struttura, ma non so se voi lo sapete, noi oggi abbiamo presentato le maglie con uno sponsor importante, l'associazione vittime degli istituti di credito e di Equitalia. Questa associazione, oggi i giornali hanno dato un risalto nazionale a questo fatto, noi abbiamo trovato questa associazione che tutela i diritti degli oppressi nei confronti di Equitalia e delle banche, e insieme a loro stiamo portando avanti un progetto in un momento in cui l'Italia è in condizione, diciamo così, di crisi notevole. Ecco, grazie. Questo è un segnale importante che lanciamo al calcio. Grazie Presidente. Squadra in campo, 1-0 il finale, è un discorso di condizione o perché ancora i ragazzi non si conoscono? La parte finale del primo tempo non è stata proprio perfetta per il Noto, eppure era partito in un certo modo. Ma secondo me abbiamo fatto i primi 35 minuti bene, senza subire niente, senza subire zero. Purtroppo abbiamo sul doppio rimpallo, sulla doppia respinta, non siamo stati attenti a respingere la palla fuori dall'area, purtroppo non si è trovato per rigore e messa la palla. Però se noi dopo 3 minuti mettiamo la palla dentro con quell'azione Germano sull'asse Germano-Manfellotti, penso che se andiamo in vantaggio la partita cambia vertiginosamente. Avete fatto un gran lavoro di ricomposizione, perché se erano frammenti e ora è diventato un puzzle quasi completo. E parlo del fatto che dietro ci sono personaggi che conoscono il calcio nel loro sistema, e tu sei uno di questi. Al servizio del calcio, al tuo servizio, o è perché proprio il calcio è così? Ma abbiamo fatto quello che si poteva fare, il massimo che si poteva fare. Abbiamo ricostruito una squadra che aveva solo il parco giovani, abbiamo messo due o tre grandi,
Cercheremo di finire questo campionato nel miglior modo possibile, salvandoci al più presto possibile. Grazie Vittorio, grazie. Allora.